Let me take a selfie. Bella a tutti ragazzi, qui Jeff sta parlando, bentornati in un nuovo video su Destiny dedicato alla Challenge Mode dei Raid di Oryx. Quest'oggi andremo a parlare per l'appunto della sfida di Oryx, che è disponibile su Destiny da ieri. Attualmente l'unico metodo che sembra funzionare è quello delle 16 bolle, quindi delle 16 palline che vengono rilasciate dagli orchi. Quindi detto ciò, iniziamo subito. Quello che vi consiglio è di mettervi dei ruoli fissi. Nel senso, diciamo che vi dovrete dividere in due gruppi più il saltatore. Quindi ci sta un guardiano che deve saltare sopra le piattaforme, prendere le manufatto, rubare il potere dal vascello e poi andare al centro per proteggere tutti gli altri con lo scudo. Tre guardiani che si devono mettere sulle prime tre piattaforme per far attivare, diciamo, le piattaforme in aria, per far sì che appunto il guardiano che salta possa arrivare al manufatto, perché ripeto ragazzi, per chi non lo sapesse, non serve attivare anche la quarta piattaforma. Ed infine due guardiani che si mettono sulle piattaforme delle maliarde. Personalmente, per affrontare questo metodo, vi consiglio di avere due titani là sopra, entrambi con bolla, magari uno con armi e uno con benedizione, per far sì che magari utilizzando il tocco del male, prima cosa fate molto più male e come seconda cosa vi ricaricate istantaneamente la vita. Comunque andiamo avanti. Una volta aver ucciso tutte e quattro gli orchi, in corrispondenza di ogni orco appena ucciso farà spawnare un cavaliere. I cavalieri spawneranno in modo diagonale rispetto all'orco che avrete ucciso, quindi se ucciderete quello di sinistra il vostro cavaliere spawnerà a destra, viceversa se lo ucciderete a destra spawnerà a sinistra. Quindi ciò che dovrete fare: uccidere gli orchi possibilmente nello stesso posto in cui sono spawnati, quindi farli spostare il meno possibile, uccidere i cavalieri che spawneranno in conseguenza della morte degli orchi e poi ritrovarsi tutto al centro. Nel frattempo il saltatore avrà preso il manufatto, l'avrà portato dal vascello e gli avrà rubato il potere, quindi raggiungerà gli alt e gli altri tutti insieme uccideranno il vascello. Per chi se lo stesse domandando, bisogna uccidere il vascello e i cavalieri per il semplice fatto che questi due nemici potrebbero andare a distruggere le bolle che si sono create dall'uccisione degli orchi. Quindi una volta tutti al centro dovete cominciare a sparare ad Oryx, ed una volta averlo stunnato dovrete semplicemente rimanere fermi, quindi magari un pochettino pulite la zona dei nemici, però assolutamente non dovrete andare a prendere le bolle degli orchi. Dopo qualche secondo che starete fermi vedrete che Oryx si sposterà al centro ed aprirà il portale. Uno a uno verrete teletrasportati dentro la dimensione oscura nel quale dovrete uccidere l'eco di Oryx. Una volta averlo ucciso verrete tutti riteletrasportati fuori e semplicemente dovrete ricominciare lo stesso giro di prima. Quindi di nuovo vi dividete in gruppetti, riuccidete gli orchi, i cavalieri, il vascello, stunnate Oryx, ma ancora una volta non andate a prendere le palle. Quindi poi rientrate di nuovo nella dimensione oscura, riuccidete l'eco, riuscite fuori, rifate lo stesso identico procedimento per tre volte. Alla quarta volta che lo state facendo, arrivati al punto nel quale avrete stunnato Oryx, per stunnato ragazzi intendo semplicemente il fatto che lui, diciamo, si accascia sopra la piattaforma di fronte a lui, dovete andare a distruggere le bolle che si sono create dall'uccisione degli orchi. Ed inoltre ragazzi, dato che vedo che molte persone ancora non lo sanno, per distruggere le bolle degli orchi non serve entrare dentro la sfera nera, ma bensì basta stare dentro una circonferenza che potete ben notare intorno a queste sfere. È per questo che vi consiglio di uccidere gli orchi uno accanto all'altro possibilmente, altrimenti diventa molto più complesso e relativamente impossibile. Quindi una volta aver fatto esplodere tutte e 16 le bolle, perché 4 sulla piattaforma di sinistra dietro, 4 sulla piattaforma di destra dietro, 4 sulla piattaforma di sinistra davanti, 4 sulla piattaforma di destra davanti, fanno un totale di 16. Una volta aver distrutto tutte e 16, tornate al centro, protetti dallo scudo del saltatore, risparate ad Oryx, il quale scomparirà e ricomparirà al centro one shot. Ciò che dovrete fare sarà semplicemente cominciare a sparare al petto e dopodiché morirà. Quindi ragazzi, spero di avervela spiegata abbastanza chiaramente. Come detto ad inizio video, personalmente credo che sia una sfida abbastanza semplice. Ad ogni modo ragazzuoli, velocemente diamo un occhio anche al drop, il quale è più o meno lo stesso quello che avevo detto ieri nel video. Sia in difficoltà hard che in normal dropperete l'emblema ed il frammento calcificato. Inoltre ovviamente se avete già ottenuto i 49 frammenti calcificati, quindi questo qua è il 50esimo, allora riceverete in più anche uno shader da Iris Morn. Poi se lo farete in hard dropperete anche la nave. Terminiamo con un'arma primaria a 320 e un elmo a 320, il quale potrebbe essere accompagnato oppure no da un artefatto a 320. Ovviamente ragazzuoli, il livello luce 320 è inteso per la modalità hard. Se invece la farete in normal dropperete tutto massimo a 310. Detto ciò ragazzuoli, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che vi sia stato utile, spero di essere stato il più breve possibile anche se ho qualche dubbietto. Ad ogni modo ragazzuoli, fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti se siete riusciti a completarla, se vi è parsa facile, se vi è parsa difficile. Fatemi sapere anche cosa avete droppato, perché sono davvero molto curioso. Quindi ragazzi, io direi che ci sentiamo domani nei prossimi giorni con un nuovo video. Keep calm e sei strafatto. Bella guardiani.